Ben ritrovati a questo nuovo numero con Epicenter, lo speciale dedicato in questo caso all'archiviazione dei documenti. Allora saluto e ringrazio Francesco Zilio, consulente Grazie a voi, tecnico buongiorno a tutti i Epicenter. Buongiorno telespettatori. Zilio. Nella Grazie. precedente puntata quindi abbiamo parlato del rischio sismico. Quest'oggi un argomento apparentemente meno delicato rispetto al primo, ma che può avere anche per le aziende, spesso per le aziende, delle Ha dei conseguenze risvolti. ed ha dei risvolti. L'archiviazione dei documenti, se a noi tutti capita di non trovare un documento, magari possiamo richiedere il duplicato, ma per le aziende questo può essere più complesso, specie quando i documenti necessari sono risalenti a parecchi anni fa. Lei ha Esatto. anche in questo senso un esempio che ci può descrivere riguardo appunto questo tema, Zilio? Sì. Allora, anche qui il tema di questo speciale lo abbiamo impostato sempre con degli esempi concreti, quindi fatti accaduti o in corso di accadimento, quindi cose reali, e vi spiego il perché. Allora, da quando io ho iniziato l'attività, quindi dal 1990 in sostanza, sia perché uscivo da un'esperienza in una società di ingegneria dove si lavorava all'estero. E quindi la gestione della commessa, intesa come matricola di un progetto e tutti gli annessi allegati per un edificio, per una fabbrica, per un qualcosa che è in costruzione e che poi completato e collaudato viene consegnato al cliente, è sempre stato un valore aggiunto del lavoro che io svolgo. Valore aggiunto che già dal 1990 è partito con la parte, diciamo, grafica gestita in AutoCAD. AutoCAD tutti sanno che è un programma che serve per disegnare, c'è il 2D, c'è il 3D, poi ha avuto tantissime evoluzioni nel corso del tempo, però per la parte impiantistica sostanzialmente si usa la parte, fra virgolette, distributiva, quindi su planimetria vengono inseriti tutti i simboli tecnici di come è fatto un impianto, quindi i punti luce, i punti presa, le canaline, le blindosbarre, i sistemi dei quadri elettrici e via. E l'altra parte importantissima è la stesura degli schemi elettrici unifilari dei quadri di distribuzione. Quindi queste due famiglie, quindi planimetrie, topografici e schemi di quadri, sono gli elementi essenziali che compongono in maniera, diciamo così, completa e anche ormai da tanti anni regolamentata dalla guida CEI 02, che è la guida che dà delle disposizioni in merito alla composizione di un progetto, cioè come deve essere fatto. Quindi non ci si inventa nulla, ma dicevo già dal 1990, dove non c'erano tutte queste regole che sono sopraggiunte nel corso del tempo, ma abbiamo quella che è la parte, diciamo, storica di archivio, che ancora oggi io tengo perché l'ho sempre salvata in maniera coerente durante il corso degli anni. E quindi a oggi ho l'archivio che parte dal 1990 tutto in DVG, perché già E mi perdoni, all'epoca questo archivio è lavoravo. composto di quante centinaia, No, di sono quanti migliaia, migliaia? perché ovviamente ci sono commesse piccole, rapide, commesse E più questo è utile anche per importanti. le aziende, credo, no? Ecco, allora arrivo da questa premessa perché i fatti, come dicevo prima, in corso, e voi sapete che mi piace essere molto concreto, legato alle cose vere, non alle chiacchiere da piazza, diciamo, ma il fatto di avere da sempre questo metodo di lavoro ha determinato che a oggi ho avuto un cliente nuovo, perché non era un cliente storico, ma era storico l'edificio, parliamo di un albergo molto importante della zona termale, sapete che io lavoro Sì, molto in quella Nicola zona, ecco. Ungani. Il proprietario che ha acquistato, dico purtroppo, da un fallimento questa struttura, l'ha lasciata, e arrivo a spiegarvi il perché dell'importanza dell'archivio, l'ha lasciata incustodita in maniera incauta per diverso tempo. Durante questo periodo di assenza di guardiania o di una persona che desse il senso di una presenza, sono arrivati, io li chiamo i predoni del rame, quelli che rubano fisicamente i cavi elettrici, le sbarre in rame dentro i quadri, eccetera, e E hanno sottratto tutto hanno questo letteralmente materiale. dilaniato l'impianto.
Impianto che parte da una cabina di trasformazione, perché è un impianto che va a 300-350 kW Ok. di esigenza E quindi in di energia. sostanza i No, dati sono andati persi. e quindi tutti gli impianti sono stati distrutti. Ok. Il committente, o meglio, il committente mio, ovvero chi ha acquistato questa struttura, facendo delle ricerche su piazza, è venuto a sapere che ero io il progettista che 30 anni fa aveva fatto questo albergo. Insomma, mi ha cercato, mi ha Perché ha necessità trovato. di ricostruire Eh beh, tutti questi certo, sì, perché impianti, l'albergo è però su senza. quale base, ecco. Esatto, quando un impianto è stato dilaniato senza nessun ordine, cioè si arriva là e si trova peggio del terremoto che citavamo nella precedente trasmissione, quindi cavi tagliati, distrutto i quadri elettrici, anche in maniera disordinata, perché alla fine non sono professionisti che hanno l'avvitatore, hanno le chiavi, Certo, smontano con meticolosi, sì. ordine, che magari ci mettevano anche meno tempo. Brutalmente hanno dilaniato proprio tutto. E hanno rubato tutti i cavi. Poi, nota magari simpatica, che tutte le guaine dei cavi le hanno buttate nelle piscine scoperte, che ovviamente sono senza acqua. Quindi le piscine scoperte sono diventate la pattumiera di tutte le guaine in gomma e PVC dei cavi elettrici. Quindi loro sono andati Certo, via se non altro perfetti. di più facile raccolta, insomma, Loro hanno per la preso il bonifica. rame puro, diciamo, e hanno fatto. Detto questo, Quindi lei ha potuto ricostruire fedelmente tali allora impianti, stavo appunto ma dicendo c'è necessità questo. di ricostruire fedelmente oppure Allora, la è una valutazione necessità di che ha ricostruire fatto lei? fedelmente vuol dire che io posso già ordinare tutto di nuovo sulla base di progetti esecutivi. Mi ha chiamato questo nuovo cliente e ha detto: per caso, dice, lei è ancora disponibile l'archivio dell'epoca? Io sinceramente non ero sicuro al 100% perché dopo 35 anni potrebbe anche succedere che un file si rovina, non si riesce a Certo, leggere. anche perché 35 anni fa non c'era l'archiviazione digitale, immagino, E no, io Zilio. l'avevo fatta, io L'aveva già l'avevo fatta a suo fatta, tempo. sì, era già classificata in commesse e tutta una serie di altre cose che oggi ho sempre pronte all'uso e non è il primo caso che mi capita sta cosa, ma è molto importante e arrivo al dunque, che la gestione dell'archivio con tutti i documenti tecnici, adesso parliamo di tecnici, non parliamo di fatture, parliamo solo di Sì. documenti tecnici, quindi progetti, dichiarazioni di conformità e altri, è essenziale per avere in questo caso anche una valutazione economica di quello che è il lavoro da fare, perché Certo, altrimenti chiaro. bisogna partire con un progetto che è una mezza via tra un rilievo di uno stato attuale, che però è distrutto, è una ricostruzione virtuale di un qualcosa che magari poi non è perfettamente calzante con quella che è l'esigenza, viceversa, se io, e per fortuna li ho trovati, i progetti costruttivi, quindi gli as-built famosi, quando si va a rilevare l'impianto così come è fatto, quelli oggi sono parte essenziale per dare al quadrista gli elementi per ricostruire i quadri, Chiaro. dare all'elettricista gli elementi per il tipo di cavo, i dimensionamenti, le sezioni e quant'altro, e tutti i percorsi. E Certo, quindi quindi, prima la quantificazione del danno. esatto, sì, perché questa azienda qua che deve riaprire l'albergo l'ha comprato dal fallimento, ma deve investire dei milioni di euro, all'interno dei quali c'è anche la Certo. spesa per ripristinare questi Mi deve impianti. perdonare, quindi riprendere fedelmente gli impianti attraverso l'archiviazione che lei ci ha detto, integrandolo magari anche con nuove soluzioni tecniche, E Zilio. arrivo, Ecco, sì, perché magari certamente. voglio dire, ci può essere la necessità di ripristinare fedelmente, no, Farli tali impianti per funzionare, farli funzionare, però chiaro, credo che chiaro. anche le normative piuttosto che la Anche prevenzione e la tecnologia. l'ottimizzazione, certamente, sì. È chiaro, questo è giusto dirlo, ma è implicito nel lavoro che facciamo. Certamente, se io non avessi avuto tutti questi documenti pronti all'uso, ricostruire tutto da zero di un impianto che fa pena vedere cosa è stato fatto, cioè fa pena un addetto ai lavori vedere come lo hanno cannibalizzato, ecco il termine giusto, poterlo ricostruire così com'era, con tutti i disegni alla mano, vi posso garantire che è un Certo. vantaggio enorme anche per il committente. Questo ragionamento qua, e arrivo e concludo questa situazione, ricordatevi che è utile anche in caso di incendio. Nel senso che se io ho un'azienda che subisce un incendio, e mi è successo anche questo 15 giorni fa, un'azienda che avevo progettato più o meno 30 anni fa, hanno subito un incendio molto grave
nel capannone adiacente, che però è interessato anche questo mio cliente. Questo mio cliente adesso non può più occupare temporaneamente il suo edificio, primo perché è sotto sequestro per le indagini, secondo perché ha subito dei guai indiretti dal fumo e dall'acqua che si è stata usata per spegnere l'incendio. Il fatto di avere anche là tutti i documenti tecnici, e anche quello mi ha richiamato e mi ha detto per caso l'archivio, sì, pronti, no? Ecco, permette oggi con l'assicurazione di valutare i danni sul reale impianto così com'era. Ok, Ed avere gli ah sì, elementi per chiaro. poter dire faccio il preventivo per ricostruire l'impianto per tornare dentro a lavorare. Quindi questo è l'aspetto più pratico. Teniamo presente però che da quando esiste diciamo la 626 dal 94, che poi col decreto 81 del 2008 è stata molto inquadrata questa situazione. Avere l'archivio storico vuol dire anche in caso di controlli, in caso di autorizzazioni o in caso di ampliamenti di un edificio dove ci si deve ricollegare Certo, a dei documenti vecchi, perché sono verificare progetti, lo stato dell'arte nel corso esatto, del significa tempo, che sì. anche di fronte a un'ispezione di verifica o che altro, serve un qualcosa, tac, parola chiave, il documento mi esce dalla cartellina appropriata e noi come Epicenter abbiamo già fatto anche per un cliente molto importante, che è la PS Acegas di Padova, quindi gruppo ERA, questi sistemi di archiviazione molto semplici all'uso, ovviamente abbiamo dovuto pensarli in maniera tecnica e strutturata, ma diventano molto semplici all'uso perché? Perché hanno tutti i collegamenti ipertestuali su una tabella di lista documenti, uno va a Certo. cliccare quello che gli serve e va già dentro la cartellina a Chiaro. pescare tutti i documenti di cui ha Cioè, bisogno. volendo, possono essere fruibili allora anche da altri, voglio dire, impiantisti tecnici. Cioè, Chiaro, chiaro, ma mettiamo un fornitore un'ottica del. gestionale complessiva, quindi. Esatto, ecco, non è un gestionale, è un archivio dove sono stati classificati i documenti e quello è il nostro ruolo. Non è che posso fare tutto un minestrone, devo classificare i documenti, darci un nome, darci un codice. Noi facciamo l'inserimento in chiavetta di tutti questi documenti che se sono già digitali, bene, se no li scannerizziamo. Se sono tanti, abbiamo un centro specializzato che ci rende tutti i PDF dei documenti scannerizzati e quindi il committente si trova in una situazione di gestione facilitata di tutto quello che si è messo dentro a faldoni alla voglia dei giorni che servono per trovare un Eh documento certo. in raccoglitori che magari non sono neanche a portata di E questo mano. in un'ottica globale anche della sicurezza nelle aziende e Assolutamente quindi nei sì. luoghi di lavoro. Assolutamente sì, perché? Perché anche chi fa la valutazione del rischio, nel momento in cui vede che c'è un archivio ordinato e che soprattutto, attenzione, qui sottolineo, i documenti devono corrispondere agli impianti, perché capita anche in taluna situazione che, e la cito perché è successa come cosa, ci sono i documenti, ma sono quelli di origine. Poi il cliente nel frattempo ha chiamato altre ditte che non si sono preoccupate di fare un aggiornamento dei progetti, delle conformità, eccetera. Quindi l'impianto com'è oggi non è quello di quei documenti. Certo. Quindi la nostra attività di consulenti serve anche per verificare preventivamente che i documenti, vuoi cartacei o vuoi digitali, in possesso del committente nostro, sono coerenti con l'impianto. Ok? Quindi non è solo dire, beh, ma tanto cosa ci vuole fare un archivio? Beh, intanto ci vuole di capire come va classificato. Dopodiché, in base alle cartelle e alle sottocartelle, ci deve essere il contenuto appropriato all'argomento trattato in quei documenti. Quindi, dalla prevenzione incendi, all'autorizzazione agli scarichi, all'autorizzazione all'emissione in atmosfera, alla parte elettrica. Ovviamente dopo qui si crea un team di persone per specializzazione, ma la radice dell'archivio, quindi la struttura, è stata fatta su base Windows, quindi non è un qualcosa di Chiaro, di proprietario, è una o di cosa inaccessibile, insomma, è esatto, esatto questo. esattamente, quindi a portata di tutti. Grazie A portata di tutti, Zilio, la ringraziamo per queste utili a informazioni, voi. veramente alla portata di tutti ci ha fatto capire l'importanza appunto della corretta Sì, spero di archiviazione essere dei stato dati. chiaro, insomma, Assolutamente, la perché, ringraziamo molto per il suo intervento, auguriamo buon ecco. Grazie a lavoro a tutti, lei e a tutto grazie a Epicenter. tutti, buon E proseguimento. a voi tutti, Grazie. grazie per la gentile attenzione, arrivederci al prossimo speciale Epicenter.